Ma io sono un chirurgo, faccio il chirurgo all'Università di Bologna. Tutte le volte che mi chiedono di parlare della mia esperienza, insomma, il primo sentimento che ho è quello di tirarmi indietro, perché non so voi cosa ne pensiate, ma è difficile parlare in pubblico delle cose senza barare, delle cose che si amano di più. E io questa vita qui è la cosa che amo di più, in assoluto. Perciò è come una specie di timore, di pudore, perché il movimento per me è letteralmente stato ma è stato letteralmente la mia salvezza. Io non so dove sarei senza il movimento. E soprattutto se penso a un po' di anni fa, sarebbe stato assurdo anche solo pensare, avrei dato dei pazzi a chiunque che mi avessero detto che sarei stato qui a dirvi le cose che vi dirò, perché è stata una cosa che è entrata dentro pian piano e mi ha cambiato inaspettatamente. Ma un'altra cosa però prima ancora, è che tutto quello che, proprio per quel che vi ho detto, tutto quel che sono, mi è molto chiaro che io l'ho avuto, mi è stato dato. E perciò è una gratitudine a cui non posso sottrarmi quando gli amici mi chiedono un sacrificio per il movimento, lo faccio volentieri. Quando ho cominciato, tralascerei all'inizio, entrerei subito in ballo. Quando ho cominciato la mia carriera universitaria, cioè la mia professione, diciamo, perché non era ancora chiaro, e avevo finito l'università di medicina e dovevo cercare un punto di riferimento per andare avanti professionalmente, un maestro. E io ero interessato alla chirurgia, ma non avevo allora davanti della gente del movimento con cui potere, o degli amici stretti con cui poter dialogare su questa cosa qui. Perciò ho fatto la cosa più normale al mondo, ho girato tutti i chirurghi che c'erano in università allora. E poi ho scelto quello che immediatamente mi corrispondeva di più. E lì ho fatto una cosa che col senno di poi probabilmente non avrei fatto o non farei. Cioè ho scelto non il più bravo, ma quello che, parlandoci insieme, oppure immaginavo, sentivo che era quello che diceva, era un uomo che era quello che diceva. E mi interessava una cosa così. E mi aveva veramente molto. La sua posizione, diciamo, intera, umanamente intera. Così gli sono andato dietro, ma come gli va dietro un ragazzo di quell'età lì? Penso a voi. A un ragazzo di quell'età lì in cui ero affezionatissimo, guardavo come si muoveva, quello che faceva, come ripeteva le cose. In sala operatoria stavo attento perfino ai minimi particolari, le mosse, eccetera. Mi ricordo che avevo un tic, l'avevo preso anch'io. No, ma era una cosa incredibile. E allora non eravamo una grande comunità, ma una piccola comunità. E io li invitavo sempre in comunità anche lui, quando facevamo un'assemblea così, con l'idea che poi non sarebbe mai venuto, ma si faceva lo stesso. Qua la sotterranea idea mi sarebbe piaciuta. Così un giorno me lo sono trovato in assemblea. Ora potete immaginare io il timore e il tremore che avevo perché era un rispetto e una venerazione, insomma, come uno di fronte a un maestro che stima fino in fondo. E me lo sono trovato lì, potete immaginare questi 30-40 che eravamo massimo, ragazzi tutti giovani, e questo tipo con la testa pelata che emergeva da tutti, con una faccia da svizzero. Era una caratteristica sua che non ha mai perso. Faccia da svizzero, intendo quello per cui, avete mai visto il telegiornale svizzero? Dicono che è una festa oppure che tutto è crollato con la stessa faccia, uguale.
non dico sempre uguale così. E allora lui era uguale, cioè proprio così. Io normalmente allora, ma succede anche a voi, cioè dicevo anche, insomma, qualche espressione colorita succedeva in assemblea, no? E allora io tutto fermo, con un italiano perfetto, cercavo le parole, nessuna parolaccia, e tenevo l'occhio sempre su di lui. E intensificavo le cose, e lui svizzero. E io continuavo svizzero. E va avanti tutta l'assemblea, arrivo alla fine, lui si alza e va via, sempre stessa espressione. Arrivo, do gli avvisi velocemente, lo blocco sulla porta e con uno stato d'animo potete immaginare, e dico: professore, com'è andata? Lui mi guarda svizzero e dice: Piccinini, queste sono cose da ragazzi, sono belle, sono vere, ma sono da ragazzi. Sono cose da ragazzi, va bene per voi, va bene per te. Perché non sai cos'è la vita, io ho avuto dei compromessi, la mia vita è stata difficile, grandi fatiche, anche dei disastri. Queste sono cose che fanno i ragazzi, un entusiasmo che hanno i ragazzi. Beh ragazzi, mi è crollato un mito e mi è scomparso il tic. Perché la consapevolezza vera che mi è venuta chiara è che una cosa riconosciuta vera è perché corrisponde e rimane per sempre, anche perché ciò che riconosce il vero è come un come si dice lì, un detector, una qualcosa che abbiamo dentro e che ci caratterizza, ed è questa esigenza che è stata detta anche oggi, di vero, di bello, di giusto, di amare, di essere riamati, che chiamiamo cuore. Questa cosa qui è strutturale. E non può essere messa tra parentesi perché la situazione è difficile, perché le cose non tornano, perché c'è la vecchiaia. È strutturale. Ed è il punto che ci caratterizza e ci fa riconoscere le cose vere che rimangono per sempre. E non è un problema di età, e non è un problema di circostanze. Da quel momento ho capito che il problema era uno solo, che l'unità della mia persona, perché in ballo c'era quello anche rispetto alle sue osservazioni, l'unità della mia persona era individuata da quel fattore che avevo dentro e che mi accompagnava, come mi aveva accompagnato da ragazzo, come ho cominciato a giocare a calcio, fino all'università, fino adesso. Era qualcosa che mi caratterizzava, un'esigenza di felicità che non potevo certamente, nessuna cosa avrebbe potuto cancellare, in qualche modo sarebbe venuta fuori, sempre, non fosse altro che come amarezza, ma sarebbe venuto fuori. Avevo capito questo. E allora ho capito da allora che l'unità della persona comincia dal fatto che uno mette il cuore in quel che fa. E questo, credete a me, vale per chi come me ha a che fare con situazioni drammatiche, poi vi dirò, ma vale anche per chi è davanti al computer, come quella che va a fare la spesa, come quello che pulisce le scale. È uguale. Mettere il cuore in quel che si fa significa mettere se stessi. E mettere il cuore significa giocare quell'esigenza di felicità che è indomabile perché è strutturale in noi. Ma la vita da lì a poco si sarebbe complicata. E ho fatto anch'io esperienza, come l'ha fatta lui, delle situazioni che lui descriveva. Così ho dovuto cambiare città, cambiato situazione. Sono andato in una divisione chirurgica più grande, dove ero considerato un intruso, perciò evidentemente immediatamente mors tua vita mea, perciò uno sbaglio era la festa per gli altri, perciò un controllo e una modalità di tensione, una tensione tutti i giorni da vivere, che era impressionante. E poi la mia famiglia era cresciuta, porca miseria. Nel frattempo, ridendo e scherzando, avevo fatto 4 figli. Ed era un problema serio perché non avevo i soldi, cioè i miei continuavano a darmi i soldi, tra l'altro a parte un po' di umiliazione, che poi dopo la figlia l'avevo detto, allora magari mi davano il formaggio, il vestito, cioè quelle robe lì per far vedere che non mi davano i soldi, insomma. Comunque, c'era anche questo, poi c'era l'impegno col movimento. E anche lì era un'altra cosa che ero diventato tout court responsabile di una delle comunità più grosse del CLU in Italia, a Bologna.
E quindi c'era tutto un insieme di questioni. E lì ho capito che, di nuovo, l'unità della persona non poteva essere un ricercato equilibrismo tra le attività, le questioni, le cose da fare, perché questo non poteva essere, tanto più che non ci si riusciva. Il tempo, la disponibilità, il lavoro, non poteva essere così. Perché mettere il cuore in quel che si fa non poteva essere salvare capre e cavoli, non poteva essere. Era una totalità anche dentro le circostanze che non potevano tornare immediatamente, non le potevo mettere insieme io. Così ho capito che si può mettere il cuore in quel che si fa se si è di fronte a qualcosa di più grande di sé. Ci deve essere qualcosa di più grande di sé, quello che in scuola di comunità chiamiamo destino. Qualcosa di più grande di sé. Questo poteva aiutarmi in ogni situazione a mettere il cuore, più grande della propria capacità, più grande della... E che la vita, ogni passo della vita, l'andare in famiglia piuttosto che andare a fare l'assemblea con gli universitari, piuttosto andare al mattino a fare la reperibilità in ospedale, la vita è un cammino verso il destino, sempre, ogni passo è questo, è la risposta al destino, è l'impegno col destino. Ma non basta. Non regge nemmeno così. Non regge nemmeno così, avrei dovuto capirlo dopo, perché nel frattempo il mio impegno universitario era cresciuto, la mia capacità anche professionale aveva avuto un incremento e perciò ero diventato un po' un punto di riferimento, cominciavo a diventare un punto di riferimento in giro, blando allora, ma insomma cominciava a essere così, perciò mi arrivavano anche casi complicati o particolari e le cose cominciavo a vedere sulla mia pelle che andavano bene o andavano male, non era sempre una riuscita. Così mi ricordo ancora che era successo appunto con il papà di alcuni di noi, che l'avevo operato ma si è complicato. L'ho rioperato, complicato, l'ho rioperato, siamo andati avanti quasi un anno, poi è morto. E cioè, la cosa non mi ha mai lasciato tranquillo, mai. Così un giorno eravamo una delle prime responsabili a Milano, eravamo ancora pochi con Giussani, e sono venuto fuori da responsabile, in corridoio, Giussani si avvicina e dice: come va? Corridoio, dico... non c'è male. E lui si ferma: ma come non c'è male? Cosa c'è? Dico: no, stupidaggini, cioè, dopo quel che abbiamo detto prima lì all'incontro, queste sono stupidaggini, andiamo, non importa. Lui si è fermato di colpo, era stanchissimo, si è fermato di colpo in corridoio, passava la gente. Ma scusami Enzo, con tutte le stupidaggini che ci diciamo, quando c'è una cosa che conta davvero non ne parliamo. Io rimango inchiodato, dico: scusami, guarda, non volevo, ma mi è successo questo e mi do un po' di colpe, insomma, non riesco più a dormire. Cioè, dormo un'ora, poi mi viene in mente questa cosa, penso, cioè, mi do delle colpe, insomma, non riesco più a dormire. E anche mia moglie è preoccupata, perché dopo un'ora che dormo mi alzo su e va un po' avanti così. E lui mi guarda, mi dà una risposta che era la più impensata in assoluto, perché non potevo immaginarla. Mi guarda e fa: Enzo, ma proprio tu, ma con una faccia delusa, ma proprio tu ti comporti come se Cristo non ci fosse, è come se tutto dipendesse dalle tue mani, ma come credi di poter andare avanti così? Non farai mai più niente di quello che fai, farai come tutti, a cercare quello che meno ti ferisce, che ti mette a posto, ma non farai mai più niente così, non rischierai più. Mi fa: comunque, in ogni caso io ne voglio riparlare, puoi venire appena puoi, figurati, appena posso, due giorni dopo ero già su. E così ci vediamo a pranzo, e dice: allora riracconta. Allora ho accennato, però dico: senti Giussani, guarda, io non voglio rubarti del tempo, perché poi adesso ho capito. Guarda, lì da me c'è su una cappellina, da me, io sono al terzo, al quarto c'è una cappellina, e
E adesso io vado lì prima di andare in sala operatoria, cioè vado lì e dico una preghiera e le cose si rimettono insieme. Sono più tranquillo, guarda, è inutile. E lui scatta, ma Enzo, ma non è pregare, che pregare? Però non è pregare, è che tu non sai offrire. Il tuo problema è che non sai offrire. E offrire significa che la realtà non è una cosa che hai in mano tu, non è tua. E che tutto quel che si fa è come se avesse dentro la domanda che il Signore, il padrone di questa realtà, si riveli. Perché è così che si vive. E tu, guarda, te l'ho detto, ma te lo ridico un'altra volta, smetterai di fare quel che fai e avrai paura di rischiare. E infatti era vero. Impressionantemente vero, era 2 mesi che dicevo ai miei 2 assistenti più grandi: ragazzi, basta fare questi interventi qui, non abbiamo bisogno di problemi, io devo far carriera, meno problemi ho meglio è. Ed era impressionante perché, e poi continuando nella discussione, ma sai cosa vuol dire offrire? Riconoscere che la realtà non è tua, che non l'hai fatta tu, che non sei padrone delle cose, ma vuol dire che tu stai di fronte alla realtà con una povertà che è il modo più vero, più autentico di starci di fronte. Sei seriamente più realista, prendi in considerazione le cose, ti accorgi del limite che hai, se non sai chiederai e non dovrai difendere la tua immagine, la tua posizione. E insomma, ve l'ho detto, mettere il cuore in quel che si fa è per qualcosa, e se c'è qualcosa di più grande di te, ma questo qualcosa di più grande di te deve essere presente. Presente. Cioè qualcosa a cui puoi dire, eccomi, ecco qui. Che riconosci, a cui rispondi di quel che fai. Perché rispondere a qualcuno a qualcosa di quel che si fa è il modo con cui la realtà diventa drammaticamente presente. Altrimenti c'è solo quel che pensi, che senti, che va, che non va. E cancelli le cose che non vanno. O che non senti, ma c'è anche quello che non senti e c'è anche quello che non va. Ma non era finita. Non era finita. E questa è la cosa che ultimamente è ancora più chiara. Non era finita perché da lì a un po' è successo un episodio che mi ha chiarito il punto finale della questione. Ed è che c'è una di noi a cui ero molto affezionato, questo è un episodio che difficilmente dimenticabile per me, era stata operata in un'altra sede e si era complicata. E Giussani una domenica mattina mi telefona e dice: te la sentiresti di prendertela a cuore? In quella sede c'erano i miei capi anche di indirizzo chirurgico, perciò era un bel problema, tanto più che ero sotto concorso. E allora io non dico questo a Giussani, dico: ma insomma, se è necessario lo faccio. Si fa, vado e dopo un po', insomma, faccio breve, sono costretto a portarla giù da me, mi si chiede, dice: te la senti portarla a te a Bologna? Dico: caspita, un bel colpo, anche perché tutti i colloqui avuti, i chirurghi che io conoscevo benissimo avevano già detto: guarda, non toccarla, non farlo, noi l'abbiamo operata, non è operabile. Non farlo, perché questa ti muore, capito? Tirala avanti, prenditela pure a cuore, anzi erano contenti quasi di darla, ma cioè, prenditela pure a cuore, ma non toccarla, perché muore, capito? Tirala avanti finché puoi, con terapia medica, e spera che si risolva da sola. Così l'ho portata giù e ho fatto letteralmente così, cercando in ogni modo di capire se c'era margine per portarla avanti senza impegnarmi in una cosa che mi avevano detto esplicitamente che non era possibile. E siccome questi qui non erano gli ultimi della questione, era verosimile. Ma poi tutti, mi sono impegnato seriamente a capire che margine avevo di attesa, ma tutti i dati mi davano che non era possibile attendere. Così a un certo punto dovevo farlo, i dati non mi permettevano un gioco, un giro di attesa. Il giorno che ho deciso l'intervento per il giorno dopo, ho cercato Giussani per telefono, perché, ecco quello che volevo dirvi, che non basta una cosa più grande che sia presente. Non si riesce a mettere il cuore in quel che si fa, non resiste, perché dopo un po' la realtà è dura
e uno incomincia a sedere, il cuore cede, e dopo un po' incomincia il lamento o incomincia l'autodifesa. Bisogna non essere soli. Bisogna non essere soli. Così ho preso sul telefono, ho cercato Giussani, ho avuto la fortuna di trovarlo. E gli ho detto, scusami Giussani, se ti telefono alla sera così per una cosa, non ti chiedo di risolvere i particolari tecnici o di dirmi cosa devo fare, perché i dati mi portano lì. Però io, se non avessi trovato te, avrei dovuto cercare qualcun altro, perché non so se è sbagliato o no, ma ho bisogno di un paragone, di un aiuto, di un conforto, anche semplicemente un conforto, perché ho paura, insomma, non so tranquillo. Lui mi ha detto, non sbagli mica. È molto giusto, perché tutta la certezza scientifica non può darti la sicurezza di tentare, come non può darti la sicurezza nella vita. C'è bisogno di una memoria, di un rapporto vivente con te, altrimenti non si riesce ad andare oltre quello che misuri, quello che fai. Poi fa, senti, i dati dicono così, di fronte a Dio bisogna andare. Di fronte agli uomini non lo so, ma non mi importa. Di fronte a Dio bisogna andare. Straordinaria la cosa. Straordinaria, ragazzi. Perché è una certezza che è dovuta al fatto che i dati sono le circostanze, capite? Non è mica solo il fatto delle quattro radiografie. Sono le circostanze a cui devi rispondere, con cui ti guardi, perché quello è il volto con cui Dio si presenta nella tua vita. E così l'ho operata, è stato un intervento bestiale, mi ricordo ancora quante ore. Poi ho lasciato passare un po' di giorni, perché non sapevo. In terza, quarta giornata ho capito che le cose andavano bene, allora ho ritelefonato a Giussani. Giussani, sta inaspettatamente andando bene. Silenzio. Poi fa, scusami, ma avevi dei dubbi? Pieno di dubbi, cosa avevo dei dubbi? Però fin sopra qui c'era un disastro, ho perso dei chili, cioè voglio dire. Ma, e poi fa, guarda, te l'avevo detto, era stato bellissimo quando mi ha detto, senti, noi preghiamo Dio e San Pampuri, tu vai. E alla fine fa, grazie per essere stato strumento di un miracolo. Ecco, guardate ragazzi, questa è la posizione giusta nella vita. Perché non potevo nemmeno insuperbirmi per tutto quello che avevo fatto, perché più a terra di così. No, ma è proprio bello, cioè nel senso che strumento di un miracolo vuol dire che io non ho fatto niente. E se questa è la posizione nella vita, scusatemi, ma che paura sia più. Che cosa ci può fermare? E allora l'ultima osservazione sulla mia professione, brevissima. Proprio 2 o 3 mesi fa, quando è successo un fatto grave da me. E allora gli ho detto, Giussani, io non so più, delle volte vengono dei dubbi atroci che se quel che faccio è rischio, è l'ultimo dubbio che ho, però se quel che faccio è rischio è frutto di un mio temperamento, è un'obbedienza seria alla realtà. C'è un modo per capirlo. Perché io non posso, a volte mi sembra di avere come temperamento di rischiare così, e poi quando succedono delle cose che dopo c'è un modo per capire se il mio temperamento è un'obbedienza alla realtà, sì, ed è quell'offerta che ti ho detto di fronte a qualcosa di presente, perché di fronte a qualcosa di presente è come il bambino che sta lì, sta facendo qualcosa che non va, arriva il padre e capisce che la cosa, lo sbaglio che sta facendo. Perché la presenza dà una drammaticità, qualcuno ha qualcosa a cui si risponde di quel che si fa, dà una drammaticità nella vita in cui le cose diventano più autenticamente presenti. Andare a lavorare così, puoi essere stanchissimo, puoi avere tutta la coscienza girata, ma ti alzi sulla testa. E rispondi a tono. E poi l'ultima osservazione. Perché hai paura del tuo temperamento? Guardate, questa è stata una liberazione. Perché hai paura del tuo temperamento? Se Dio ti ha fatto così,
ma tu servi con quello che sei. Perché devi paura del tuo temperamento? Che è stata un'altra liberazione, perché io mi penso sempre come sono, istintivo e violento. Ma questo è brevemente, due minuti, solo due minuti, perché se questo è l'iter della mia questione professionale, l'altro punto che della mia vita è indimenticabile è quel che ho capito su cosa vuol dire voler bene. Vado veloce perché ho rubato il tempo prima. Eravamo in macchina insieme, lo accompagnavo da Cesena a Bologna, e si dialogava, come si fa così, no? Facevo spesso l'autista lì a Giussani, e si dialogava e fa: come va la tua famiglia, così. Ed era un periodo in cui da un po' di tempo, ma molto tempo, sentivo spesso le osservazioni intorno a me: ma che vita fa quello lì, ma la sua famiglia, la sua moglie deve essere una schiava, cioè, ma no, queste cose si sentiva in giro, ma i suoi figli, sua moglie, lasciali tu, ma che vita è? E io non ci ho mai fatto caso, perché sono cose che mi interessano relativamente, so io quello che sento come vero, da cui non posso sottrarmi. E solo che dopo un po' queste cose entrano dentro, e alla fine ho cominciato a chiedere: ma che vita faccio? No. E allora dico: c'ho un dubbio, cioè, mi è venuto dentro sta cosa, che a forza di sentirla, da che mi sono, ma che vita faccio, ma gli voglio bene o no? Allora, ma senti, ma tu vuoi bene alla tua famiglia? Dico: sì. Ai tuoi figli vuoi bene? Dico: sì. Allora, fai un esempio. Cioè, non so chi di voi sia mai riuscito a fare un esempio. Beh. Allora non sapevo cosa dire. Dico: guarda, io non lo so, ho detto quello che succedeva. Dico: guarda, io, succede spesso che vado mi sono impegnato, che vado a casa alla sera tardi, o per la professione o per il movimento, e mia moglie, allora abitavamo in una casa piccola, adesso più grande, ma vuota, perché sono tutti i figli, comunque, c'è una casa più piccola. Allora mia moglie lasciava aperte le porte, un po' le porte per sentire i figli, si lamentavano, si svegliavano. E soprattutto, cioè, poteva essere qualunque cosa, avete mai visto un figlio cane a letto, queste cose, vabbè. E allora io arrivavo e sapevo che dovevo accendere solo la luce di entrata, perché se accendevo le altre e li svegliavo erano guai seri. E mia moglie poi su queste cose qui era un po' ancora così, vabbè. E allora accendevo la luce di entrata e poi andavo dentro pian piano, mi spogliavo in corridoio pianino pianino, e poi dalle porte filtrava questa luce che illuminava questi lettini in cui c'erano i figli, no? E, cioè, non so se è difficile descrivere, ma mi prendeva una tenerezza infinita vedere questi gomitoli lì sul letto. Allora io furtivamente andavo dentro lì, prendevo su uno, e qualche volta si svegliava: papà, che la mamma... No, vabbè, comunque, oppure mi stringevo un po', me li sbaciucchia, insomma, quelle cose che si fanno, no? E dico: a me mi sembra di volergli bene. Gli sani fanno: non è mica così che si vuol bene. Cioè, guarda, il modo vero di voler bene è che proprio quando questa tenerezza è intensa, vera e trascinante, umanamente trascinante, dovresti fare un passo indietro, guardarli e dire: che ne sarà di loro? Perché voler bene è capire che hanno un destino, che non sono tuoi, sono tuoi e non sono tuoi, che hanno un destino, e che è proprio guardando la drammaticità che il destino impone nel rapporto e nelle cose, nel futuro e nel presente, che tu li rispetterai, gli vorrai bene e sarai disposto a fare tutto per loro. E non ti farai ricattare se ti obbediranno o no. Era una cosa nuova, che capisco che è vero sempre. Pensate quando ci si vuol bene tra uomo e donna, no? Se non c'è questo giudizio qui, è tra cani, stessa cosa. Cosa c'è di diverso? Ed è impressionante perché...
quella cosa lì mi ha proprio sempre illuminato. Io mi ricordavo di un incontro a Chieti con Giussani, quando lui per la prima volta ha introdotto prepotentemente, pubblicamente, la questione del tu. Quel tu, per cui l'altro è un tu. E questo mistero che lo fa consistere, è un tu. E non è qualcosa con cui tu guardi e ne nasce un rispetto improvviso. Improvviso. Una familiarità e un rispetto improvviso. Sconosciuto prima. Mai intenso così. Beh, aggiungo un particolare. I figli sono cresciuti, vacca Eva, scusate la parola. E sono andati via tutti, vacca miseria. Una è andata in Cina, che è tra l'altro il posto più brutto del mondo. Mi scuso con i cinesi presenti. Ma lo sanno anche loro, dai, che... No. Comunque è vero, Andare in Cina è come tornare indietro di 2000 anni in un colpo, vabbè. E infatti non capisco mai perché i miei colleghi hanno tutto questo amore per l'Oriente, è una cosa terrificante. Vabbè, un altro che doveva fare, secondo me, il medico, è andato a fare scienze delle comunicazioni a Lugano, pensate, tra gli svizzeri di cui ho descritto il mio professore. Cioè, alla fine qui. Poi non c'è nessuno. Qualche volta riusciamo a trovarci tutti insieme, ma è raro. Così un giorno mi sono trovato con loro a pranzo e avevo questa cosa che mi pensavo da tempo e dico: scusatemi, ma perché voi siete del movimento? Io non vi ho mai parlato del movimento. Perché siete del movimento? È strano, non ve ne ho mai parlato, era vero, non ho mai parlato, non ho mai intavolato il problema del movimento in famiglia. Abbiamo vissuto così, io ho vissuto secondo quello che dentro incominciava a prendermi, senza, con mia moglie, con tutto. E allora dopo un po' mi ha risposto la grande, e dice: sai perché noi siamo del movimento? Primo, perché siamo sempre stati colpiti dalla totalità della tua dedizione al movimento. Che strano. Era esattamente il fattore per cui io ero meno presente. È impressionante. Pensate, era il fattore per cui ero meno presente in casa. Ed è stata la cosa che gli ha colpito di più. È lì che ho capito che è inutile, ragazzi, salvare capre e cavoli. Il gusto della vita, la bellezza della vita, è proporzionale all'impegno con l'ideale, dai. Che cosa volete calcolare ancora? A 20 anni poi, figurati. Ed è interessante proprio il problema. E poi l'altra cosa che ci ha sempre colpito è che quando tu portavi i tuoi amici con noi e vi vedevamo lì, era un tipo di amicizia che abbiamo sempre desiderato anche per noi. Ragazzi, questo è il punto, perché l'autorevolezza della nostra vita è un'amicizia. Ed è un'amicizia che colpisce, perché è un'amicizia che è impossibile senza quello che ci diciamo e ci siamo detti oggi. Ed è un tipo di amicizia che traspare in una modalità di rapporto, di dedizione, di totalità, di intensità, di servizio vicendevole. Ma dove lo trovate? Ma dove è possibile? E infatti Cristo è presente in un'amicizia in cui l'unica ragione è Lui. Ed è questo che convince tutti, sono stato convinto io da questo. Beh, insomma, io capisco che qui si gioca tutto. A questo livello si gioca tutto. Allora scusatemi, concludo. Due cose nella mia vita sono importanti. La prima è questa, che proprio per quel che vi ho detto, il gusto della vita non è negato a chi sbaglia, ma a chi non ha un senso dell'infinito, del destino, dell'ideale, del mistero presente. Perché allora il problema non è sbagliare o non sbagliare. Il gusto della vita non è negato a chi sbaglia, è negato a chi non ha un nesso con il destino che fa le cose, col mistero che fa le cose, ma col presente, per cui tutto è un'ipotesi positiva, il tempo che per tutti è sinonimo di decadenza, lavoro in positivo. E guardate, se guardo la mia vita, porca miseria, ma che razza di roba è successo? Tanto è vero che dico sempre, se è successo così fino adesso, immaginiamo cosa succede in futuro, ne vedremo delle belle.
È interessante, no? È un'avventura. Ed è esattamente qui il problema, perché la seconda cosa è questa, che se dovessi paragonare la mia vita come si è svolta, è come, siccome c'è una legge fisica che dice che l'orizzonte si muta mutando il punto di osservazione, è come la metafora della mia vita, è come una mongolfiera. E io più vado, più mi innalzo, più cioè più mi impegno con questa, più sono dentro questa vita qui, più scopro degli aspetti dell'umano che erano impossibili prima. La capacità di fedeltà, di amicizia, di lealtà, di ripresa, di indomabilità, che non ho mai pensato prima. Ebbene, insomma, è così. Perciò, da ultimo, è che è una gratitudine, come ho iniziato, voglio finire esattamente così. È una gratitudine che caratterizza la mia vita. Perciò non ho paura di darla via, di darla tutta.